Ben ritrovati. Allora, gli esperti ci dicono che dal punto di vista di questa emergenza sanitaria, sembra davvero che sia iniziata la discesa. Ora però ci si interroga su quello che sarà il futuro della nostra economia. Ci sono tanti dubbi, tanti interrogativi, tante preoccupazioni per come rimettere in moto l'economia di questo territorio. Allora, parleremo di questo oggi con il professore di economia dell'Università della Federico II, il professore Paolo Ricci, che è collegato con noi, come sempre, via Skype. Ben ritrovato, professore. Buongiorno, salve direttore. Allora, intanto le chiedo subito come va con le lezioni online alla Federico II. Insomma, siete partiti? Siamo partiti, tranne la prima settimana in cui abbiamo avuto qualche iniziale difficoltà organizzativa, poi i corsi si sono avviati regolarmente. Devo dire che la risposta da parte degli studenti è stata positiva, è positiva. Abbiamo fatto anche dei primi report dopo la prima settimana di lezioni. Devo dire, al di là di qualche piccola difficoltà che pure c'è stata, siamo partiti bene e si sta consolidando l'utilizzo di questo strumento. Naturalmente, la lezione in presenza, l'incontro fisico con gli studenti, quindi la possibilità di incontrarsi, è sempre da preferirsi, ma l'emergenza ci impone l'utilizzo di questi strumenti che generalmente dovrebbero essere, diciamo, di accompagnamento o integrativi, in questa fase sono sostitutivi delle lezioni. Intanto, chiaramente questa gestione dell'emergenza coronavirus richiama in causa il ruolo della classe dirigente. C'è stata molta confusione, soprattutto all'inizio. Insomma, lei che ha scritto i libri sulla cosiddetta riformite, siamo passati dalla riformite nel nostro paese alla decretite, come è stata definita appunto questa fase dal punto di vista politico e legislativo. Allora, come valuta intanto questo scontro tra poteri che c'è stato, soprattutto in alcune fasi, tra governo centrale e regioni? Ah, questa è una parte fisiologica dovuta all'assetto costituzionale del paese e anche a delle norme un po' incompiute che si sono negli anni succedute. Dall'altro ha anche degli elementi patologici perché è evidente che in una situazione di emergenza, si sarebbe dovuto, avere una capacità di comprensione del fenomeno e quindi anche di reazione organizzativa da evitare. Difficoltà interistituzionali. Tra l'altro, studi, ricerche ormai da anni dimostrano, soprattutto per quanto riguarda il Mezzogiorno d'Italia, ma questo vale ormai per tutto il paese, che quando viene meno la collaborazione interistituzionale, le difficoltà aumentano, crescono. Quindi questo ha creato all'inizio un po' di disordine, un po' di difficoltà, diciamo che ha alimentato l'incertezza. In queste fasi l'emergenza, di per sé porta delle incertezze, quindi bisognava contenerle, evitarle. Nella prima fase, purtroppo, dobbiamo dire, non c'è stata questa collaborazione interistituzionale e quindi ci sono state delle difficoltà, soprattutto per i cittadini che non hanno compreso subito o la rilevanza del fenomeno o i comportamenti che venivano richiesti. Ovviamente ci sono stati degli errori gravi, mentre qui in Regione Campania sono state adottate misure drastiche con netto anticipo, qualcosa non ha funzionato soprattutto in alcune regioni del nord. Al di là di questo le chiedo sul ruolo dei governatori, in alcuni casi mi pare si siano trasformati in piccoli dittatori con poteri assoluti. Guardi, l'emergenza ha in qualche maniera dimostrato che c'è, non solo nel nostro paese, ma nel mondo, una tentazione di deriva autoritaria. E quindi quando si aprono degli spazi in cui è più facile legittimare comportamenti che restringono le libertà individuali o comunque le limitano, appunto queste tentazioni vengono seguite. C'è il caso dell'Ungheria da un lato. Ma c'è anche un caso più recente, mi sembra che anche la Svezia, addirittura la Svezia, si sta avviando verso un percorso di riconoscimento di certi poteri ai propri leader. Questo, diciamo, in parte giustificato dall'emergenza, ma in parte, ripeto, corrisponde ad un desiderio, ad una tentazione che è presente da diversi anni nelle società occidentali di risolvere tutto attraverso la limitazione di alcuni diritti, la limitazione di alcune libertà. Questo naturalmente è un caso eclatante, quello che è accaduto, l'emergenza è oggettiva, le difficoltà ci sono state, però abbiamo registrato questo protagonismo locale, questo protagonismo governativo, che
che spesso è fine a se stesso, non è in grado di produrre soluzioni, ma appunto di generare confusione. Noi dobbiamo essere molto attenti in questa fase. Questa è una delle possibili derive in cui le emergenze, gli stati di difficoltà possono portare. Poi ci sono anche derive di altra natura, sociale, di natura economica, quindi ci sono tanti diciamo, pericoli, chiamiamoli così, che si affacciano nelle situazioni emergenziali. Adesso delle ricadute di questa emergenza coronavirus sull'economia, anche e soprattutto di questo territorio, arrivano degli aiuti per le famiglie, per i lavoratori autonomi, per le aziende c'è qualche perplessità perché è stata scelta la strada del prestito agevolato, insomma, ci sono attività che sicuramente avranno difficoltà a rimettersi in moto. Allora, noi dobbiamo attendere che il provvedimento che l'altro ieri è stato discusso in Consiglio dei Ministri arrivi nella sua forma definitiva e approvato, quindi diventi appunto norma. È evidente che una situazione di emergenza come questa non poteva essere diversamente, risolto i problemi che il Paese ha sempre avuto e continua ad avere, quindi problemi di un elevatissimo debito pubblico e anche dall'altro lato problemi connessi alla capacità di risposta organizzativa ed economica del sistema imprenditoriale. È evidente che si registrano sentimenti, opinioni molto diverse tra loro. Non si discute, ad esempio, questo mi sembra abbastanza evidente, dell'ammontare delle risorse messe in gioco o sulle quali si tenta di fare leva. Sento discutere invece dei profili, delle modalità attraverso le quali queste risorse giungerebbero e arriverebbero a destinazione. Quindi l'idea di aver affidato a SACE il rilascio delle garanzie è in una misura abbastanza ampia e notevole, circa 200 miliardi, 30 dedicati alle piccole e medie imprese, dà, diciamo, una prospettiva, comunque alimenta ancora il desiderio di fare impresa nel nostro paese. E poco e molto si potevano trovare altri strumenti? Teniamo presente anche che noi abbiamo avuto la sospensione più o meno chiara da Bruxelles degli aiuti di Stato alle imprese, ma non si può con le norme vigenti andare oltre a quello che è stato visto l'altro ieri nel provvedimento di cui si attende appunto l'approvazione definitiva. Questo significa che lo Stato si fa garante verso il sistema bancario, questo significa consentire alle imprese di avere immediatamente liquidità. Ecco, l'avverbio immediatamente lo ritiro subito. Il problema è che questo accada rapidamente. Quindi il tentativo di fare tutto e farlo bene deve in qualche maniera fare spazio a fare rapidamente le cose. Quindi io sarei dell'idea che qualche errore può essere commesso purché le risorse arrivino e arrivino presto a chi ne ha bisogno per la propria impresa, a chi ne ha bisogno per il proprio lavoro, a chi ne ha bisogno per sostenere una domanda, che senza la quale l'offerta comincia ad avere anche un non senso. Quindi bisogna lavorare su entrambi diciamo, i lati della questione, sostenere la domanda, quindi sostenere chi poi in qualche maniera alimenta il mercato, ma anche l'offerta e il sistema produttivo, il modo in cui esso si organizza. L'idea di aver individuato in SACE e aver individuato una serie di percorsi in questa fase di sostegno delle attività delle imprese è sicuramente un segnale positivo. Le risorse sembrano abbastanza o notevoli. Il tema adesso è il tempo che ci si impiega e le modalità se fino in fondo potranno rispondere adeguatamente al bisogno del sistema imprenditoriale italiano. Certo, intanto professore non sono mancate le polemiche soprattutto per quanto riguarda la risposta che c'è stata da parte della pubblica amministrazione, penso soprattutto al flop che si è registrato per quanto riguarda il sito internet dell'INPS, è stata data la colpa agli hacker, insomma secondo lei che cosa non ha funzionato? C'è un sistema che va ridiscusso in qualche modo? Beh, non abbiamo scoperto però nulla di nuovo, nel senso che la pubblica amministrazione italiana è parzialmente digitalizzata. Abbiamo ancora problemi di autostrade, di infrastrutture digitali, perché poi noi immaginiamo, questo è stato evidente nell'università, ma è stato evidente anche nella scuola. Abbiamo immaginato che tutti avessero un computer o un portatile a casa e poi abbiamo scoperto, chi l'ha scoperto, diciamo, che le recenti indagini Istat dicevano: attenzione, un terzo della popolazione italiana non ha a casa un computer o un tablet per poter fare attività a distanza. E così come le infrastrutture, dicevo, l'autostrada su cui camminano
le risorse digitali sono modeste, quindi è evidente che quello che è accaduto alla DIMS, ma che può accadere e accadere in qualunque altro contesto di pubblica amministrazione, se da un lato ci sorprende, dall'altro appartiene ad una organizzazione complessiva, ad una capacità, ad una potenzialità del sistema organizzativo della pubblica amministrazione che è limitato e ha una serie di vincoli e su cui noi stiamo lavorando e si lavora da molti, molti anni per ammodernare questi sistemi. Quindi non so se INPS, tra l'altro io ricordo a me stesso, ricordo a tutti che proprio l'INPS è una di quelle istituzioni, una di quelle organizzazioni pubbliche meglio attrezzate in Italia sotto il profilo della digitalizzazione. Ha avuto negli anni 90 presidenti importanti, Biglia, un grandissimo presidente dell'INPS che riformò grandi politiche di ammodernamento e digitalizzò il sistema della previdenza sociale in Italia. Però sono passati 30 anni, sono passati molti anni e quindi quei sistemi vanno ammodernati ulteriormente e organizzati in modo da dare risposte efficaci ai cittadini. Intanto, professore, il presidente di Confindustria Boccia ha parlato di un'economia praticamente da guerra. Molte aziende probabilmente non riusciranno a ripartire. In che condizioni ci lascerà questa emergenza coronavirus e soprattutto quali saranno i settori che pagheranno il prezzo più alto di questa crisi? Io non so se si può parlare di guerra, perché la guerra distrugge non solo, diciamo, distrugge anche le infrastrutture, diciamo. Io apprezzo alcuni, diciamo, opinionisti, per esempio Aldo Cazzullo, che di recente ha detto: ma non si può parlare di guerra o di dopoguerra, le condizioni sono profondamente diverse, dovremmo declinare molte cose in maniera diversa di come è accaduto dopo la Seconda Guerra Mondiale o comunque dopo qualunque guerra o attività bellica. È difficile, devo dire, fare delle previsioni, cioè poter dire quanto tempo si impiegherà. Io leggevo qualche collega diceva 2 o 3 anni per tornare al prodotto interno lordo che perderemo, quindi per tornare alla situazione antivirus. Gli scenari sono molto complicati da costruirsi, anche perché questa è una crisi globale, non dobbiamo dimenticarlo, sta toccando tutti i paesi occidentali, non solo i paesi occidentali. Quindi non sappiamo, anche quando si parla di piano Marshall, mi viene un po' da ridere perché non si capisce bene poi questo piano Marshall da dove dovrebbe arrivare, dall'Unione Europea, cioè da noi stessi, quando questo fenomeno sta coinvolgendo anche, se non soprattutto, paesi importanti dell'economia, e l'Italia è tra queste, dell'economia europea. Quindi è molto difficile fare delle previsioni o costruire degli scenari, questo non significa che non occorre farli, però è evidente che i vincoli e i limiti in questa fase sono numerosi. Quello che bisogna fare sicuramente è far riprendere il circolo, diciamo, virtuoso dell'economia, quindi sostenere la domanda, sostenere la liquidità delle imprese e fare in modo che si riprenda rapidamente il circuito economico, perché più tarderemo in questa fase, più sarà difficile riorganizzarci e tornare appunto a alimentare il desiderio di fare impresa negli imprenditori. Allora, per chiudere, professore, questa nostra intervista, lei sta partecipando alla realizzazione di una pubblicazione scientifica sulle aziende pubbliche. Questa emergenza, secondo lei, che cosa cambierà nel nostro sistema, soprattutto pensiamo dalla sanità alla scuola, perché in questa fase di emergenza si sta procedendo a degli investimenti notevoli, dettati più appunto dall'emergenza che da una visione strategica, probabilmente. Beh, come tutte le crisi ci sono minacce e opportunità, quindi sono degli elementi che sicuramente dovremmo sfruttare e ben utilizzare, quindi continuare a fare o provare a fare investimenti nella pubblica amministrazione in alcuni settori strategici o sensibili. Lei citava la sanità, che sicuramente è venuta fuori con tutte le sue difficoltà, con tutti i suoi problemi, sicuramente l'istruzione, la ricerca e la formazione. Però tutto questo, diciamo, richiederà un grossissimo sforzo nella riorganizzazione interna della pubblica amministrazione, cosa che dico, che studio da troppo tempo, quasi ormai con una piccola, diciamo, dose di rassegnazione. Però è evidente che se noi non lavoriamo sui processi di spesa della pubblica amministrazione, sui processi organizzativi della pubblica amministrazione, tutto il resto diventa molto difficile. Ce ne siamo resi conto soprattutto in questa emergenza, perché
si poteva e si deve adottare un atteggiamento molto diverso nell'utilizzo della risorsa pubblica, quindi in breve fare in modo che tutti i controlli, tutte le forme, chiamiamole, di controllo preventivo si spostino in fase concomitante o successiva nella realizzazione della spesa. Solo così noi potremo sostenere investimenti, sostenere l'economia del paese. Se rimaniamo con le procedure, con le modalità di spesa attuali della pubblica amministrazione italiana, diventa molto complesso dare velocità al sistema economico. Quindi io ascrivo sempre gran parte della lentezza del sistema economico italiano alla, chiamiamola, cattiva burocrazia di cui il paese purtroppo è mal dotato o è troppo dotato. Ecco, allora professore, per chiudere, solo una curiosità: cosa non le è piaciuto in questa crisi da coronavirus, soprattutto nel rapporto tra il governatore De Luca e i sindaci del territorio? C'è qualcosa che non le è andato giù? Il tema è sempre la capacità di collaborare, quindi di fare sistema al di là degli schieramenti politici, al di là delle prossime tornate elettorali, al di là del protagonismo individuale. Io sono convinto che bisognerebbe fare meno spettacolo in politica, bisognerebbe essere più pratici, più pragmatici, mettere in moto misure diciamo rapide. Anche le misure annunciate dallo stesso Presidente De Luca, che così sulla carta sembrano rispondere a una serie di esigenze, se analizzate bene nel 50-60% queste misure sono rinviate nel tempo, sono affidate ad altre organizzazioni, quindi ad altre istituzioni pubbliche, e sembrano insomma più rispondere ad un'esigenza di dire siamo presenti che siamo in grado di fare. Questo, diciamo, è un po' una malattia che il nostro paese deve necessariamente affrontare e superare. Diciamo, è la grande malattia, il grande virus che prende la pubblica amministrazione italiana e quindi anche le classi dirigenti è proprio questo: di essere ammalato di protagonismo, ammalato di spettacolo della rappresentazione della politica e di essere sempre meno collegati a ciò che occorre fare, a prescindere, ripeto, a volte dagli schieramenti politici. Questo significa grande collaborazione interistituzionale e appunto un tweet in meno e un decreto, una norma in più, purché però quella norma e quel decreto rispondano ad un'esigenza pratica. Benissimo, allora abbiamo concluso. Grazie professore per questa intervista. Speriamo di poterci ritrovare in una condizione di normalità al più presto. Grazie a lei. Allora, abbiamo chiuso anche per questa rubrica. Io ringrazio come sempre in regia Aldo Fenizia e grazie naturalmente a voi che ci avete seguito. Arrivederci.